Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, che come sapete è l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi. Oggi vi presento un nuovo format, ovvero Poro Consiglia, una rubrica dove di volta in volta vi introdurrò a qualche videogioco che secondo me vale la pena recuperare. Non si tratterà di vere e proprie recensioni, ma di approfondimenti pensati per stimolare la vostra curiosità e prepararvi al meglio a titoli che altrimenti sarebbero sfuggiti alla vostra attenzione. Iniziamo quindi con Saga Frontier Remastered, un JRPG old school che ho avuto la possibilità di provare in anteprima questi giorni e che mi ha letteralmente rapito. Vi aspetto nei commenti per risolvere qualsiasi vostro dubbio a proposito del gioco e anche per avere dei feedback su questo nuovo format. Prima di iniziare vi invito a supportare il canale con un piccolo gesto, magari lasciando un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Iniziamo! Negli ultimi anni abbiamo assistito a un vero e proprio rinascimento del genere dei JRPG, o meglio, alla riscoperta dell'epoca d'oro di un genere pensato in primo luogo per il pubblico giapponese. L'esplosione del fattore nostalgia e la possibilità di gestire, su qualsiasi hardware anche portatile, i titoli più complessi apparsi durante gli anni 90 ha permesso la diffusione capillare di un genere che fino a qualche anno fa era d'appannaggio di pochi. Se da una parte ci sono le reimmaginazioni dei grandi classici, come il remake di Final Fantasy VII, pensate per modernizzare delle esperienze ludiche ormai datate, e nuovi esponenti ibridi come I Am Setsuna, Octopath Traveler e Phantasian, gran parte del panorama è occupato da remaster dal forte sapore nostalgico. Queste operazioni però si rivelano sempre un'arma a doppio taglio, perché se da un lato si pongono l'obiettivo di lasciare intatto il feeling originale di gioco, dall'altro spesso non presentano lo sforzo minimo necessario per guadagnarsi l'appellativo di remasterizzazioni. Saga Frontier, disponibile da oggi su Switch e PS4, ricade proprio in quest'ultima categoria, ma fortunatamente siamo ben distanti da un lavoro pigro e approssimativo, anzi, tutt'altro. Grazie a un'operazione di restauro considerevole, all'inserimento di contenuto aggiuntivo ripescato dalle fasi di sviluppo originali e all'integrazione di tanti piccoli miglioramenti della qualità della vita, la remaster di Saga Frontier sembra più un remake, anzi un remix, che una semplice riproposizione uno a uno. E questo, Poracci, non può che essere un bene, perché la remaster di Saga Frontier offre la possibilità di scoprire per la prima volta uno dei JRPG più atipici, innovativi e in un certo senso avveniristici ad essere uscito fuori dall'era PSX. Se nomi del calibro di Final Fantasy e Dragon Quest hanno aiutato a sdoganare il genere dei JRPG anche al di fuori del Giappone, e sono serie universalmente riconosciute come pietre miliari della storia del videogioco, discorso ben diverso vale per il brand di Saga, e in particolare per l'episodio Frontier, fino ad ora mai arrivato da noi in Europa. Molti rimarranno sorpresi nello scoprire che Saga è una IP famosissima in Giappone e che vanta numerose incarnazioni, le prime delle quali fecero la comparsa addirittura su Game Boy. La relativa oscurità di Saga deriva dai numerosi cambi di nome che furono adoperati negli adattamenti per il mercato nordamericano, tanto che i primi tre capitoli furono presentati come Final Fantasy Legend, per sfruttare la popolarità del più noto brand di Square. Un cambio di nome che in realtà non è del tutto casuale, visto che Saga nasce come successore spirituale di Final Fantasy II e ne incorpora tantissimi elementi che furono poi abbandonati dalla serie principale. Con Saga Frontier abbiamo forse l'apice della creatività della Squaresoft negli anni 90, che a produzioni di grosso calibro come Final Fantasy VII affiancava tantissimi progetti dal sapore sperimentale, titoli sicuramente di più difficile fruizione e che, agli occhi di Square, difficilmente sarebbero stati compresi dal pubblico occidentale, limitandone la diffusione al di fuori del Giappone. In anticipo quindi di circa 20 anni rispetto ai trend del game design contemporaneo, con Saga Frontier abbiamo un titolo fortemente non lineare, dall'approccio simil open world tanto nel gameplay quanto nella narrativa. Non un titolo perfetto, ma che presenta delle intuizioni che ancora oggi sono attualissime. Octopath Traveler è il perfetto esempio di quegli esponenti ibridi di cui parlavamo in apertura, dei giochi palesemente ispirati all'epoca d'oro dei JRPG, ma che inseriscono al loro interno tante meccaniche e innovazioni, per così dire anacronistiche, che attualizzano e rinvigoriscono una formula collaudata. Si è tanto parlato del debito di Octopath nei confronti di Final Fantasy VI, ma è incredibile come spesso ci si dimentichi di citare Saga Frontier come sua principale ispirazione. L'idea di presentare una narrativa condivisa da 8 personaggi che intrecciano i loro cammini in una storia indipendente ma condivisa è l'idea alla base di Frontier e del suo Free Scenario System.
Il gioco infatti propone ben 7 protagonisti, ognuno con la sua storia e il suo arco narrativo, e non c'è un ordine preciso da seguire nella successione dei racconti. Nulla vieta di iniziare da Red, un giovane umano che cerca di vendicare il padre ucciso dalla misteriosa organizzazione Black X, o magari da T-260, un robot riportato in vita con i pezzi ritrovati in una discarica, o magari da Emilia, una ex modella finita in prigione dopo essere stata accusata di aver ucciso il marito. Ci sono poi Lute il bardo, Blue il giovane mago o Ricky, una creatura mutaforma le cui sembianze iniziali ricordano quelle di una volpe. Tutti condividono lo stesso setting, l'universo sci-fi delle regioni, un particolare mix tra fantasy medievale e fantascienza pura, un'ambientazione molto peculiare ma che garantisce una certa coesione anche tra storie molto differenti tra di loro, ognuna che poi si sviluppa anche con un diverso ritmo narrativo e ludico. Saga Frontier è un gioco appartenente a un'altra era del gaming e quando si parla di approccio open world e non linearità del gameplay lo si intende per davvero e per molti può risultare in un'esperienza eccessivamente dispersiva e frustrante. Fortunatamente la remaster svolge un ottimo lavoro nel rendere più accessibile un titolo estremamente punitivo, senza però stravolgerne il gameplay, ma andiamo con ordine. Il Free Scenario System è più di una semplice meccanica di gioco, è forse la filosofia che permea l'intera produzione. Così come non c'è un ordine prestabilito nella scelta dei personaggi, così al giocatore viene lasciata libertà assoluta di esplorare le varie location di gioco, portare avanti subquest opzionali, reclutare membri del party secondari e sostanzialmente rendere unica ogni partita. Le singole storie poi presentano anche diramazioni e finali alternativi che dipendono dalle scelte, più o meno consapevoli, del giocatore. La stessa Square Enix consiglia di partire con Red o magari Emilia, visto che i loro percorsi presentano un ritmo equilibrato e una curva di apprendimento non troppo traumatica. Resta il fatto che non esistono tutorial né chiare rotaie da seguire per procedere nella storia principale. Se con Red saremo da subito buttati nel cuore dell'azione, con Blue passeranno svariate ore di esplorazione e reclutamento prima di affrontare uno scontro, il che ci porta poi al cuore dell'esperienza, il combat system. Sarò sincero, erano anni che non mi trovavo di fronte a un combat system così stratificato e complesso da spingermi ad affrontare con cautela anche il più semplice degli scontri, con l'impressione però di trovarmi di fronte a meccaniche sempre più complesse e imprevedibili, un sistema monumentale e anche un po' sbilanciato. Sebbene l'impostazione degli scontri a turni sia quella tipica dei JRPG, Saga Frontier sceglie anche in questo caso un approccio completamente sperimentale, mutuato proprio da quanto visto in Final Fantasy II. Sostanzialmente l'enfasi non è posta su una progressione generale tramite punti esperienza, ma tramite l'apprendimento di abilità e tecniche attraverso l'utilizzo di armi. Più si adopera un determinato strumento, più ci si specializza in quel settore o in quell'abilità. Ad ogni vittoria aumentano i punti statistica dei personaggi nel party, ma con essi anche la potenza e il tipo dei nemici incontrati, progressione che continua anche tra la fine di una storia e il passaggio al nuovo protagonista. Si possono formare 3 team da 5 elementi e tutti e 15 personaggi possono essere personalizzati tanto nell'equipaggiamento quanto nelle magie, nella specializzazione delle armi e nelle abilità, mettendo tutto nelle mani del giocatore. E quando si pensa di aver compreso tutto del sistema di combattimento, ecco che entrano in gioco le meccaniche peculiari di ogni protagonista, come le trasformazioni di Red, l'Absorb di Ricky e il Real Magic di Blue. Come se non bastasse, ci sono poi gli elementi random, come i glimmer e le combo tra i personaggi per garantire degli attacchi devastanti. Sul serio, si ha sempre l'impressione di aver solo scalfito la superficie di quello che Saga Frontier ha da offrire, anche dopo ore di gioco, e la difficoltà estremamente punitiva rinforza quest'idea di una complessità che richiede tanta pazienza per essere compresa. Fortunatamente la remaster è una riproposizione pensata con cura, che introduce tanti piccoli aggiustamenti impensabili negli anni 90, ma che oggi consentono di tirare un sospiro di sollievo in più di un'occasione. I miglioramenti riguardano tutta l'esperienza. Si va da un sistema di salvataggio automatico che permette di non perdere progressi ogni qualvolta morirete, e credetemi, succederà spesso, a un diario in grado di tenere traccia della narrativa e indicare l'obiettivo successivo per proseguire all'interno della storia, fino all'ormai immancabile possibilità di velocizzare il ritmo di gioco sia in fase di esplorazione che di combattimento. Utilissima poi anche la possibilità di ricorrere al salvataggio rapido e di tenere più slot di salvataggio contemporaneamente. Tanti piccoli aspetti, insomma, che non intaccano il cuore dell'esperienza originale né la semplificano in modo artificiale,
semplicemente rendono più facile barcamenarsi in un'opera monumentale e a tratti dispersiva. Ci sono poi gli ovvi miglioramenti grafici nella risoluzione di gioco e dei fondali pre-renderizzati, che conservano il loro fascino tutt'oggi, menu e HUD completamente ripensati e personalizzabili per limitarne l'invasività in-game, nonché l'aggiunta di tantissimo cut content scartato in fase di sviluppo, principalmente per restrizioni di budget e problemi di tempo. Oltre 20 anni dopo la sua uscita originale, oltre a un New Game Plus, a cappello delle 7 narrative infatti si aggiunge anche la storia di Fuse, l'ottavo personaggio giocabile, una sorta di paragrafo conclusivo che, proprio come nelle intenzioni originali, lega sotto una nuova prospettiva tutte le storie presentate in Frontier. Non si tratta di un'aggiunta posticcia né di una forzatura, ma di una ricostruzione dei progetti originali dell'opera, il che rende questa remaster la versione più completa e definitiva di Saga Frontier. Sia chiaro, il titolo non è perfetto e anzi, proprio come tutte le produzioni sperimentali, ha le sue criticità che possono far storcere il naso, ma il fascino di Saga Frontier rimane immutato anche a decenni dalla sua prima pubblicazione. Non fatevi spaventare dalla presenza della sola lingua inglese o dalla dispersività iniziale dettata dalla non linearità del gameplay. Se siete amanti dei JRPG, vi consiglio assolutamente di recuperare su Switch questa remaster. Saga Frontier è il testimone più esemplare di un'era dove anche grandi publisher prendevano dei rischi non da poco e le vere innovazioni non arrivavano dalla scena indie, ma dagli stessi big del settore. Titoli come Valkyrie Profile, Vagrant Story e Xenogears erano all'ordine del giorno e Saga Frontier si inserisce perfettamente in quel filone di produzioni la cui popolarità non è mai veramente sbocciata, almeno in Occidente, ma le cui intuizioni sono state rielaborate e riproposte in forma decisamente più digeribile. Complesso, immenso, tremendamente difficile, ma anche affascinante e molto soddisfacente. Insomma, se siete giocatori vecchio stampo e siete disposti a faticare per diverse decine di ore, recuperatevi questa remaster perché rappresenta un pezzo di storia tirato a lucido e pronto per essere riscoperto nel migliore dei modi. Poi non mi stancherò mai di dirlo, su Switch e JRPG trovano la loro migliore incarnazione, grazie alla possibilità di giocare ovunque e anche a piccole dosi. In ogni caso, poracci, spero di aver solleticato la vostra curiosità. Vi aspetto nei commenti per sapere se pensate di dare una chance a Saga Frontier, se magari già lo conoscevate, o perché no, se avete altri consigli a tema JRPG da giocare su Switch. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua in fondo e vi do appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Saga, Michele Frontier, ciao!